Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento di mercoledì 13 luglio 2022, una data che molti tifosi del Napoli potrebbero iniziare a ricordare per molti, molti anni come la data dell'addio di Kalidou Koulibaly, perché ieri è arrivata la notizia che pian piano è diventata sempre più una piccola certezza: l'interesse del Chelsea, l'offerta, la quasi chiusura, adesso il rilancio, insomma siamo alle ultime battute, siamo agli ultimi metri per l'addio di Koulibaly da Napoli. Ne ha parlato anche ieri Luciano Spalletti nel corso della sua chiacchierata con i tifosi al fianco di Lorenzo Errachmani. Adesso tante considerazioni, tante domande. Abbiamo chiesto anche attraverso il nostro Giovanni Annunziata, al quale do il buongiorno tra pochissimo, ai tifosi all'esterno del campo di Carciato, chi secondo loro dovrà essere il nuovo capitano, chi secondo loro raccoglierà la fascia che era destinata a Koulibaly e che invece adesso rimarrà orfana dopo anche l'addio dello stesso Insigne nel corso di questa stagione. Ve lo chiediamo anche al 380 127 2000, fateci sapere, scrivete la vostra, anche se avete note vocali vi ascoltiamo in diretta perché saranno due ore piene. Faremo una piccola pausa tra virgolette sui temi di casa Napoli dalle 13.30, perché poi andremo a Jenbach per il ritiro della Salernitana, ancora il giro sulla Serie B e sul girone C di Serie C con anche Pietro De Concilio, e poi dalle 14 ancora tutte le ultime di casa azzurra, tutte le ultime anche sull'erede di Kalidou Koulibaly. Giovanni Annunziata lì da Di Maro, buongiorno, eccoci. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Sono ore complicate, mettiamola così, sono ore molto intense perché nella mattinata di oggi sono già arrivate un po' di notizie. Allora le diamo, poi facciamo riascoltare Spalletti su Koulibaly e poi diamo il ben ritrovato al nostro prossimo ospite che sarà a breve lì al tuo fianco, lì in Trentino. Prime notizie, quantomeno è arrivato Osimhen ed è già una buona notizia. Sì, soprattutto per quanto riguarda l'entusiasmo, perché si era un po' smorzata l'emozione vista questa brutta notizia di Victor Osimhen. Napoli perde dopo Insigne, dopo Mertens, probabilmente dopo Spina, perde un punto di riferimento veramente importante, quello che era designato per essere il futuro capitano. La notizia di ieri praticamente dà la semi-ufficialità, manca soltanto il nero su bianco praticamente per l'annuncio, e quindi si respira un po' di aria pesante, un po' di pessimismo sotto questo punto di vista, però al contempo c'è stata questa iniezione di gioia da parte per i tifosi per l'arrivo di Victor Osimhen, che questa mattina si è finalmente unito al gruppo, è arrivato verso le 9 del mattino a Di Maro sul campo di Carciato, si è visto per le 10.30-11, ha iniziato a lavorare un po' a parte e da domani presumibilmente si unirà alla squadra. Quello è stato un pizzico di entusiasmo portato ai tifosi oggi. Pizzico di entusiasmo che danno anche le notizie sulle amichevoli, perché oggi è anche giornata di vigilia, domani c'è la prima uscita stagionale. Sì, domani ci sarà la prima uscita stagionale, vedremo che Napoli sarà in campo, però nel frattempo il Napoli ha pubblicato il programma per Castel di Sangro, per le amichevoli che ci saranno a Castel di Sangro nella seconda parte del ritiro del Napoli. Quattro le amichevoli di livello internazionale, tutte scene allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Prima amichevole in programma per mercoledì 27 luglio alle ore 20.30 contro la Dana Demirspor, la squadra di Mario Balotelli, sì, praticamente. Il secondo test invece in calendario domenica 31 luglio alle ore 20.30 con il Mallorca. Ti abbiamo perso per un secondo, Giovanni, allora completo io soltanto il giro, poi mercoledì 3 agosto alle ore 20.30 contro il Girona, fase di preparazione per il Napoli, sì, e andrà in scena sabato 6 agosto alle ore 20.30 contro l'Espanyol. Quindi chiarito, diciamo, il programma delle amichevoli del Napoli fino al termine dei ritiri, diciamo, precampionato, fino a quando ci sarà il 15 di agosto l'esordio del campionato per il Napoli. Ricordando che invece le due amichevoli che ci saranno a Di Maro in programma domani 14 luglio alle 18 contro la Naune Val di Non, gara che è come quella poi col Perugia domenica 17 sempre alle 18, saranno visibili gratuitamente sul canale e sul profilo Facebook del Napoli. Lo ha comunicato ufficialmente
ovviamente la società azzurra, sarà una piccola svolta storica, mentre le quattro amichevoli che poi prenderanno corpo e andranno in scena al Patini di Castel di Sangro saranno tutte visibili in pay per view per 9,99 euro, sempre sui circuiti appunto Sky e le altre emittenti pay per view. Prima di andare dal tuo ospite che è lì con te, Giovanni, faccio riascoltare anche tanti tifosi che magari avranno soltanto letto, sentito qualcosa dalla chiacchierata di ieri che Spalletti ha intrattenuto con i tanti tifosi accorsi al Teatro Centrale di Di Maro. Queste le parole del tecnico sul Boncalidù. Che bimbo meraviglioso, innocente, qual è la tua domanda per mister Spalletti? Ha visto che la cessione di Coulibaly è vicinissima. Aspetta però, aspetta, dovresti fare un periodo ipotetico, però non preoccuparti, vai avanti. Avrete intenzione di puntare su Østergaard o prenderete un altro centrale di difesa? Io l'avevo detto che era tenero, però è lui, ok. Io rimango sempre dello stesso avviso, perché io preferisco sempre Coulibaly a tutti. Anche perché mi viene facile, perché lui come calciatore del Napoli è quello che ha la media punti più alta, cioè quando in campo c'è stato lui abbiamo fatto più punti che di tutti gli altri. Poi è chiaro che se lui dovesse scegliere di andare noi non finiremo mai di ringraziarlo per tutte le cose che ci ha insegnato e per tutto l'aiuto che ci ha dato per essere a giocare in Champions League quest'anno. Lui è una persona buonissima, una persona fortissima, una persona bravissima, è il poker di K, perché quest'anno farebbe anche, oltre che ad essere Coulibaly Kalidou comandante, sarebbe anche capitano con la K. Però se dovrà scegliere cose differenti gli augureremo tutto il più bene possibile, perché lui se lo merita tutto. Grazie Federico e grazie mister per questa splendida risposta. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse. Uno Spalletti che ha provato in qualche modo a difendere le scelte di Coulibaly. Giovanni, tu sei già con il nostro prossimo ospite, giusto? Sì, è qui con me. Okay, perfetto. Allora, buongiorno a Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Ciro, eccoci. Buongiorno a voi. Ciro, sono ovviamente ore complicate, ore intense, perché ne parlavamo prima anche con Giovanni sulla questione Coulibaly. Immagino che lì l'entusiasmo, sentivo anche molti tifosi intervenire alle varie TV locali, Di Maro diventa ancora un po' una meta amara. Prima era una meta magari dove si attendeva qualche grande acquisto, qualche grande arrivo, invece stanno arrivando piano piano piccole delusioni. Qualcuno faceva addirittura il paragone con l'addio e il mancato arrivo di Higuain nel 2016. Questa volta magari le sensazioni sono un po' meno diverse, un po' meno improvvise, però comunque c'è tanta amarezza. No, sinceramente 6 anni fa c'era rabbia, anche perché andava alla Juventus, però la differenza più importante è che è cambiata un po' la tifoseria, è cambiato il calcio. Infatti io vedo più rassegnazione che rabbia, c'è paragone tra le due situazioni. Io ricordo ancora quel 23 luglio 2016, giorno delle visite mediche, su, oggi qui sembrava una giornata normale all'esterno del campo di calciato. È il segno del cambiamento dei tempi del calcio, della tifoseria, di una squadra che si sta abituando a perdere i pezzi pregiati di ciclo, perché ha perso Spina, Mertens probabilmente, Insigne e Coulibaly. Ma adesso come si sostituisce uno come Coulibaly? L'unica cosa che puoi fare è prendere un giocatore forte, magari non ancora affermato, come potrebbe essere Min Jae Kim, che da mesi nella tabella, e aspettare che cresca, magari come è cresciuto Coulibaly a Napoli. Coulibaly i primissimi anni non era certamente quello che poi è diventato, e questo è il Napoli, mentre che quest'anno sono tante le situazioni che ha sviluppato, quindi quella è un po' l'incognita. Vedremo come evolverà la situazione. Evolverà la situazione anche per i tifosi, è vero.
c'è un po' più di rassegnazione nel calcio del 2022, anche perché sono cambiati i tempi, però a Castel di Sangro magari si avrà un ambiente molto più simile a quello che poi si respira tutto l'anno in una città comunque molto vicina come quella di Napoli. Sarà lì il vero banco di prova anche un po' del rapporto tifo-società che soprattutto in questo mercato si sta, non dico incrinando ulteriormente, ma comunque sta attraversando una fase ancor più di magra. Sì, sicuramente, poi bisogna capire, perché qui può cambiare tutto ogni giorno, eh. Cioè, io oggi aprivo i siti più importanti stamattina monotematici su Napoli e la notizia in un primo piano, in un page, era Dybala, non era Koulibaly. Certo, certo. Quindi tutto cambia velocemente e se, certamente se le condizioni fossero queste, a Castel di Sangro non trovi il pubblico che trovi qui, eh. È molto vicino a Napoli, magari potrebbero fare un blitz di ultras come fecero l'anno scorso, sì. È un altro pubblico rispetto a quello che c'è a Di Maro, però è un discorso troppo prematuro perché qui veramente ogni momento può cambiare qualcosa, i rumori sono mutevoli. Ma quanto cambia adesso il Napoli che perde quelli che sono stati dei leader per anni? Il Napoli perde Insigne, perde Koulibaly, perde quasi sicuramente Mertens, salvo colpi di scena improvvisi, perde Ospina, il patron dello spogliatoio, ma adesso come si riparte? Cioè, il Napoli sta iniziando un nuovo ciclo anche sotto questo punto di vista? Assolutamente, ha perso 4 mostri sacri, è normale che è il cambiamento di ciclo più radicale della storia dell'era della Laurentiis, perché anche quando nel 2013 andarono via Mazzarri e Cavani, e vennero Benitez, Gaidecon, Albiol, eccetera eccetera, era un meno radicale di quello che c'è stato, anche perché all'epoca era una squadra che andava solo in crescita. Oggi è una squadra che abbassa il monte ingaggi drasticamente e prova a fare una missione complicatissima, ridurre il monte ingaggi e restare allo stesso tempo competitiva. Quindi sicuramente è un momento decisivo. Credo anche io che sia anche un momento che concilia con un orizzonte temporale limitato del Laurentiis, perché c'è il Bari, dovranno fare una scelta e questo secondo me è collegato, però vada sicuramente che andrà più in verticale perché cercherà di valorizzare i Lozano, gli Osimhen, che sono i punti di forza ora del Napoli, una squadra che ha perso il difensore che penso tra l'Italia palleggiava meglio, sì, che Koulibaly, Insigne che è stato il regista associativo offensivo della squadra, Mertens che è un centravanti della squadra di palleggio della Sarri, e Ospina che è uno dei portieri che costruisce meglio dal basso in Serie A. Quindi sicuramente sarà una squadra che andrà più in verticale, cercherà più il duello fisico, l'uno contro uno, però è ancora presto perché non sappiamo sarà il post Koulibaly. Non sappiamo se ci sarà un sussurro di Mertens, perché al momento non c'è, perché non mi viene a dire che è un asso o un numerico di sussurro di Mertens, perché ancora devo mangiare e mi sento male, sinceramente. Quindi credo che dobbiamo capire ancora tante cose. Ciro, c'è un messaggio per te al 380-127-2000, ce lo scrive Mario da Bacoli. Saluti a Ciro, complimenti sempre per il suo lavoro. Un lungo messaggio, te lo riassumo proprio nella domanda principale. Abbiamo parlato sempre del Napoli di Insigne, del Napoli di Mertens, del Napoli di Koulibaly. Questo sarà il Napoli di? Osimhen. Quasi per esclusione. Sì, l'ultimo. Ovviamente dovesse arrivare di Dybala diventerebbe il Napoli ad oggi è il Napoli osimeniano fino in fondo, perché lui il leader assoluto, a lui Napoli, infatti anche oggi è stato accolto come il giocatore più importante della squadra. Cino, ma Dybala potrebbe essere quello il colpo che infiammerebbe nuovamente la piazza, che farebbe leggermente spostare, non dico dimenticare perché chiaramente degli addii così importanti non si dimenticano, però spostare leggermente i pensieri dei tifosi in questo momento. Sì, una grande arma di distrazione di massa, assolutamente. Poi parliamo sinceramente, se
mettiamo in se non ci sentiamo neanche con Dybala bisogna preoccuparsi seriamente. Vero. Quindi sicuramente sarebbe una cosa del genere, ma a livello tecnico sarebbe lo spessore dell'organico, ti darebbe a proposito di servire al meglio Osimhen, ti darebbe soluzioni importantissime. Credo che ci sia bisogno anche sotto il profilo tecnico, sotto il profilo emozionale, sarebbe una risvegliata, sai, quando la mattina ti l'acqua fresca in faccia. Ciro, ovviamente abbiamo chiesto anche al 380-127-2000, lo ha fatto anche Giovanni lì dalla viva voce dei tifosi all'esterno del campo di Carciato, adesso chi potrebbe raccogliere la fascia da capitano? Tanti nomi anche sui principali quotidiani nazionali e quelli tematici sul Napoli, si sono letti i nomi di Lorenzo, Zielinski, Mario Rui, sono un po' loro tre i deputati, i candidati per raccogliere la fascia? Se valesse il criterio storico del calcio, della longevità, dovrebbe essere sì. Ma non so, a livello di sensazioni, di candidatura, di spessore umano, penso che Di Lorenzo sia in vantaggio, diciamo, per fare il capitano del Napoli. Credo che lo sarà lui. Tra l'altro è uno che trasmette senso d'appartenenza, voglia di stare a Napoli, pur essendo diventato, secondo me, nel suo ruolo il migliore del campionato italiano. Dopo la partenza di Hakimi, perché non ne vedo di superiori a differenza di sull'estero. Sinceramente, un quadrato, però altre caratteristiche, comincia ad avere un'età anche lui. Quindi credo che Di Lorenzo sia in vantaggio rispetto ai criteri storici del calcio. Non so se Giovanni ha un'ultimissima per Ciro, altrimenti ti lasciamo alla tua giornata, ti ringraziamo per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Giovanni, non so se hai proprio un flash finale. Dai, liberiamo Ciro però. Allora, Ciro, come l'abbiamo sempre, già tenuto abbastanza. Grazie mille, poi ci rimandiamo anche le prossime settimane e per i prossimi impegni. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Ciro Troise. Prima di fermarci per un veloce stop and go, Giovanni, anche un po' quello che poi dopo ascolteremo, la Vox che è registrato, lo faremo nel corso della seconda ora, dove pian piano vi faremo ascoltare anche altri passaggi della chiacchierata di ieri tra Spalletti e i tifosi. Immagino che ci sia anche tanta curiosità sull'erede, perché oggi anche Tutto Sport ha tirato fuori di nuovo la suggestione Bremer, c'è per gli amici Calcio Napoli 24 il nome di Lacroix del Wolfsburg, ovviamente Kim del Fenerbahce, insomma tanti nomi. Sky ieri ha tirato fuori anche quello di Acerbi, che secondo me è quello che scalda meno la fantasia dei tifosi. Sì, sarà importante, molto importante capire chi sarà il dopo Koulibaly. Certo, non dovrà essere uno alla sua altezza, perché di giocatori alla sua altezza oggi pronti non ne trovi, soprattutto a cifre modeste, se così possiamo dire. Servirà qualcuno comunque di pronto che sappia giocare lì a sinistra, perché al momento centro-sinistra c'è solo Juan Jesus, con Rachmani che è chiaramente un centrodestra, Østigard comunque è un altro centrodestra, quindi che sia un piede mancino, che sia uno che sappia giocare comunque lì da sinistra, è la cosa principale, la caratteristica principale che in casa Napoli si andrà a vedere. Staremo allora ad aspettare, ad attendere qualche novità sul mercato, perché in questo momento ci sono tanti nomi e tutti a loro volta riscontrano qualche piccola conferma, qualche piccolo indizio. C'è anche il nome di Senesi, che è un vecchio pallino del Napoli e che magari con la cifra incassata con la cessione di Koulibaly potrebbe trovare nuovo slancio in una trattativa col Feyenoord. Poi ne parleremo anche nel corso della seconda ora. Intanto, Giovanni, noi ci ritroviamo tra un paio di minuti, perché tra un po' ritroviamo anche qualche ospite al nostro telefono e sempre le vostre considerazioni al 380-127-2000. Parte quando sono le 13:23, tra pochissimo anche dai nostri prossimi ospiti, sempre Alessandro Montano e Giovanni Annunziata lì dal ritiro
di Di Mauro Folgari, da dove stiamo seguendo un po' le gesta del Napoli, anche un po' le ultime notizie che arrivano, soprattutto in chiave futuro Koulibaly, perché ormai è quasi tutto fatto, è quasi tutto pronto per l'addio del senegalese in direzione Chelsea. Chelsea che continua a fare, tra virgolette, la spesa in casa Napoli. Ricorderete, no, nell'estate del 2018 la grande operazione che portò per tanti e tanti milioni, oltre 60 se non vado errato, giusto Giovanni, oltre 60 milioni di euro, Jorginho lì a Stamford Bridge, e adesso con il passare di 4 anni altri 40 milioni di euro potrebbero essere depositati nelle casse del Napoli per l'addio appunto di Koulibaly. Arrivano ultime, ancora qualche aggiornamento, qualcosa, oppure tutto fermo a quanto ci siamo detti stamattina, Giovanni? Per quanto riguarda Koulibaly intendi? Sì, per Koulibaly. No, la situazione è questa, quella che stiamo raccontando da ieri, con le parole di Spalletti, con tutto quello che sta accadendo, con il giocatore che ha detto sì al Chelsea, con le stesse parole di Koulibaly che sono arrivate, che chiaramente ha detto che ha accettato il club inglese. Koulibaly andrà a guadagnare 8 milioni più uno di bonus, quindi praticamente stiamo parlando di 9 milioni di euro, però non è tanto questo chiaramente il motivo per cui Koulibaly è andato via da Napoli, però sta andando in un top club, in una squadra che punta a giocare ai vertici della Premier League e soprattutto del calcio europeo, un giocatore di spessore che è al suo ultimo contratto importante della carriera. Il Napoli, sappiamo, aveva offerto questi 6 milioni per 5 anni, però come dicevo la questione fondamentalmente non è economica. Il Napoli si appresta a salutare Koulibaly, i tifosi chiaramente lo fanno a malincuore, il Napoli perde tanto sotto il punto di vista tecnico, sotto il punto di vista umano, però chiaramente bisogna andare avanti, bisogna iniziare a pensare a questi 40 milioni comunque incassati da parte del Napoli, a questo ingaggio importante risparmiato da parte del Napoli, perché il Napoli va a risparmiare praticamente 12 milioni lordi. Stiamo parlando di praticamente il Napoli ha risparmiato con l'addio di Insigne, di Mertens, di Ospina, siamo bene o male a 40 milioni di euro, 40-50 milioni di euro lordi. Cifre molto molto importanti. Intanto un po' di aggiornamenti invece su nomi che erano stati accostati al Napoli, perché Maximiliano, il portiere che dal Granada era stato avvicinato anche al Napoli, è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio, quindi come era ormai nell'aria sarà un nuovo rinforzo per l'ex Sarri. Chi invece dovrebbe raggiungere l'ex Napoli Ospina all'Al-Nassr dovrebbe essere Jan Usai, che era stato anche lui accostato agli azzurri come possibile rincalzo lì sull'esterno, soprattutto in caso di partenza di Politano. Secondo il giornalista e il collega Rudy Galetti ci sono contatti molto avviati per portare l'ex Manchester United in Arabia Saudita. Legandoci a questo discorso, scusa se ti interrompo, a questo discorso, qualcosa Galetti comunque ieri l'ha detto e praticamente confermato, perché gli è stato chiesto di Sirigu, di un nuovo portiere, e lui ha ribadito il concetto: il Napoli non andrà a prendere un vice Meret, il Napoli sta andando a cercare uno che possa giocarsi il posto con Meret, che sia un dodicesimo titolare praticamente, oppure un primo titolare, dipende da chi giocherà tra questo nuovo portiere e lo stesso Meret. Sanno un po' di sfiducia queste parole nei confronti del portiere, però è chiaro, oggi nel calcio di oggi c'è bisogno di una rosa totalmente competitiva, di una rosa completa, di una rosa che abbia dei giocatori forti in tutti i ruoli e delle riserve importanti in tutti i ruoli, cosa che non sta comunque accadendo negli altri reparti, perché il Napoli ha un po' smantellato questo sì, ed è proprio questo il timore da parte dei tifosi, perché non ci sono grandissime alternative. Bisogna considerare che qui a Di Mauro ci sono i vari Zerbin, Foloruscio, c'è Costanzo della Primavera, il giovane Ambrosino della Primavera,
sì, qualcuno di interessante chiaramente c'è, però non sono riserve importanti come ad esempio poteva essere lo scorso anno. Non sono riserve da squadra che in questo momento punta non solo a riqualificarsi in Champions ma anche a fare un buon cammino nel proprio e prossimo girone. Prima di salutarti Giovanni ti leggo qualche messaggio che arriva al 380 127 2000, perché vi stiamo chiedendo chi per voi dovrebbe raccogliere la fascia di capitano. Inutile dire, un piccolo plebiscito come quello espresso da Luca, Luigi e Matteo, che ci dicono tutti e tre per Di Lorenzo, fascia da capitano a dare a un campione d'Europa come Giovanni Di Lorenzo, che è stato compagno di Acerbi, attenzione, non solo in nazionale ma anche nella regina 2010-2011, poi cercheremo di fare anche una capatina nel corso delle due ore lì con chi ha conosciuto molto bene entrambi i calciatori nei suoi anni di Reggio Calabria. Intanto Giovanni, noi ci risentiamo verso le 14, dove ci porterai ancora un ospite da Di Maro, soprattutto ci porterai la voce dei tifosi lì dall'esterno del campo di Carciato. Noi adesso voltiamo pagina, andiamo in casa Salernitana, il tutto dopo un velocissimo stop and go. Andiamo in piscina? Sì, ti prego. Il caldo non fa sconti a nessuno? IKEA li fa a tutti fino al 40%. E per i soci IKEA Family e Business, un extra sconto del 10% su tanti prodotti. Entro il 21 agosto in negozio su IKEA.it. Ripartiamo per parlare un po' di Salernitana. Dovrebbe essere con me già Pietro De Concilis, perché questa è l'ora in cui Pietro De Concilis si manifesta in tutta la sua bellezza, in tutto il suo essere sul pezzo. Ciao Pietro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Alessandro. Poi dopo ci facciamo l'imbocca al lupo. Però parlando un attimo seriamente, mettendo da parte anche le questioni di campo, lasciatemi fare sì un imbocca al lupo di cuore ad un amico di questa trasmissione, allo scrittore Maurizio De Giovanni, che questa notte è stato colpito da un infarto. L'abbiamo parlato anche nel corso degli appuntamenti col nostro notiziario regionale, abbiamo dato tutti gli aggiornamenti, gli mandiamo un grosso abbraccio, assolutamente, un grosso in bocca al lupo, con la speranza di riascoltarlo presto anche ai nostri microfoni. Lui, grandissimo tifoso del Napoli, che proprio settimana scorsa ci parlava molto molto colpito dal possibile addio di Koulibaly, quindi gli mandiamo un grandissimo abbraccio con la speranza che vada tutto per il meglio. Tornando su temi più lieti, parlando anche di Salernitana, tra un po' anche con qualche ospite, giusto Pietro? Ce l'abbiamo già, direi di andarlo ad accogliere immediatamente. Ciao allora, Paolo. Allora, ciao Paolo Siotto, Salernitana News, eccoci, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Perché se il Napoli da una parte per i tifosi, cito testuale qualche messaggio che ci sta arrivando al nostro numero telefonico, dorme sul mercato, la Salernitana invece si sta dando da fare soprattutto sull'asse Lille, e con due nomi che in passato erano stati accostati anche a Napoli e Roma, come Bradaric e Yassici. Sì, per Bradaric è tutto fatto, insomma, trattativa definita già nelle scorse ore, il giocatore dovrebbe essere domani in città per le visite mediche, bisogna capire se firmerà un triennale o un quadriennale, ma comunque un contratto molto lungo. A Lille andranno circa 4 milioni e mezzo di euro per l'esterno croato, class 2002, insomma un giovane di grandissima prospettiva, ma che ha già una discreta esperienza sia nel club che nella nazionale croata. Più difficile l'affare gli Yassici, anche perché è un extracomunitario, la Fenana deve liberare almeno un posto per eventualmente accogliere appunto il centrocampista turco, quindi attualmente la partita non si può sbloccare anche per questo aspetto, ma poi Yassici ha tanto mercato, ha tante richieste sul il suo valore. Paolo, in linea generale, che idea ti stai facendo del mercato della Salernitana, che ovviamente sta cambiando tanto anche per questioni legate alle motivazioni di un gruppo che deve essere per forza di cose rivoluzionato rispetto a quello che ha affrontato in particolare il girone di ritorno dello scorso campionato, nonostante non sia cambiato Davide Nicola? Che idea ti stai facendo anche e soprattutto ovviamente dei nuovi volti in casa granata? Ma se a gennaio per ovvie ragioni si è allestito un istantino, una squadra che dovesse entrare subito in condizione e potesse subito garantire i risultati, ora si sta cercando di fare lo stesso ma con maggiore calma, e mi pare di capire anche dall'anagrafica dei giocatori, anche dai contratti, che si cerca di costruire una squadra anche per il futuro, perché per adesso sono arrivati tutti giovani, penso a Lovato, penso a Pirola, penso a Botheim, allo stesso Bradaric, Valencia, e che hanno firmato anche i contratti di 3-4 anni, quindi l'obiettivo è quello anche di blindarli, penso anche in ottica mercato, come è stato fatto con Ederson, che sì, è andato via
alle condizioni poste dalla Salernitana, perché il centrocampista è un contratto molto lungo, quindi si punta a questo tipo di operazioni e non magari al prezzo secco o all'acquisto di giocatori che hanno qualche anno in più, e forse anche per questo, ad esempio, un nome come Simone Verdi per il momento è stato messo da parte, su Bonazzoli non si insiste più di tanto, proprio perché si cercano giovani di proprietà e che possono da subito dare un contributo in campo, ma poi anche essere, diciamo, importanti in chiave di mercato in ottica futura. Paolo, un nome interessante può essere anche quello di Simi, tra virgolette, perché ci sono delle voci, anche delle situazioni di mercato che lo vorrebbero anche nuovamente in Serie B, però lui con Nicola ha avuto un grande feeling ai tempi del Crotone. Può ritagliarsi una chance in un anno anche molto più calmo, molto più tranquillo, dove magari non deve vestire i panni del salvatore della patria? Ma io parto dal presupposto che nelle scorse ore l'amministratore delegato Milan, arrivato in ritiro, ha sottolineato che dopo Botani si punta un altro grande attaccante, un attaccante di peso. Quindi vado per esclusione, se si gioca col 3-5-2, Simi almeno attualmente non parte, no, tra i titolari. E quindi sì, vengo incontro a quello che dicevi tu, magari la possibilità di lavorare con Nicola, che è un tecnico in cui ha fatto molto bene, e di non dover gestire una pressione del genere, anche perché lo scorso anno, al netto dell'aspetto tecnico, c'era anche l'aspetto societario, che ricorderete benissimo, il trust, l'incertezza. Simi era stato l'unico grande acquisto di quella campagna trasferimenti estiva, quindi probabilmente ha sofferto questo motivo, questo aspetto. Allora, Nicola ci sta parlando molto, mi dicono dall'Aspe che il ragazzo si sta allenando con grande impegno, con grande sorriso, soprattutto, che è una cosa che era molto mancata in passato, quindi potrebbe essere un po' la riserva di lusso, perché poi per una squadra che chiaramente punta a salvarsi, Simi è uno che i numeri ce li ha. E come, Paolo, che ruolo secondo te avrà Frank Ribéry nella prossima stagione? Perché l'impressione, anche dopo l'ultima annata sportiva in cui sicuramente non ha potuto e non è riuscito a dare quanto ci si aspettava, l'impressione è che possa avere un ruolo più importante nello spogliatoio che in campo il prossimo campionato. Sì, lo ha già fatto, e vi garantisco che in questa prima settimana e mezzo di ritiro è stato il vero protagonista, perché chiaramente è il più acclamato, il più cercato dai tanti bambini, giovani austriaci, tedeschi che sono in zona e che lo ricordano anche chiaramente con la maglia del Bayern Monaco, ma è anche quello che tiene sempre alto il morale, che motiva i suoi, che magari dà indicazioni anche a chi chiaramente ha qualche anno in meno di lui, chiaramente tanta esperienza in meno. Avrà un ruolo sicuramente meno importante a livello tecnico, perché immagino giocherà di meno, però ecco, penso a un giocatore come Nico Valenza, che è un attaccante molto giovane, ma anche lo stesso Botani, che si anche hanno caratteristiche tecniche e fisiche differenti, potranno imparare molto da uno come Frank Ribéry, che poi ripeto, anche a livello di spogliatoio è il giocatore capace di tenere sempre alto il morale, perché poi è un po' il mattatore del gruppo. Intanto Paolo, decimo giorno di ritiro lì a Jenbach, anche giornata di vigilia prima dell'amichevole con lo Schalke, nel pomeriggio ci sarà la sfida con lo Schalke, in mattinata si sono visti già un po' di prove, sempre sul 3-5-2, è chiaro, una rosa che va ancora un po' rimodulata, che ancora tanti calciatori che potrebbero non far parte di questo progetto, però comunque una prima sgambata dove ti aspetti di vedere cosa già in funzione di questa stagione. Ma c'è curiosità per vedere Botheim all'opera, più che altro, perché rispetto alla gara con lo Jenbach, che è stata la prima amichevole contro una formazione, insomma, locale di dilettantistica, è chiaro, lo Schalke è un avversario più probante, e c'è grande curiosità per vedere all'opera Botheim, e soprattutto per vedere anche all'opera la condizione fisica, perché chiaramente questi primi giorni sono legati proprio all'aspetto della condizione atletica, del mettere benzina nelle gambe, quindi al di là poi di chi scende in campo, perché è chiaro, ci sono tanti giocatori che non faranno parte di questo gruppo, però vedere i progressi da questo punto di vista potrà essere molto importante, soprattutto per Davide Nicola e per il suo staff. E poi ripeto, la curiosità per vedere l'opera Botheim, che poi è il grande nome finora arrivato, perché Valencia non è in ritiro, è dovuto tornare in Cile per risolvere alcuni problemi relativi al visto, quindi poi raggiungerà i compagni nelle prossime giornate. È l'attaccante norvegese che ha subito fatto gruppo con il connazionale amico Emil Boinen, è la vera star in questo momento, sì, anche a livello social, quindi molto seguito, e sarà seguito molto anche questo pomeriggio. Paolo, a livello generale invece, al di là del Monza che sta un po' drogando questo calciomercato estivo, che idea ti stai facendo delle competitors della Salernitana sul mercato? Ma a Cremonese mi pare che ci stiamo muovendo bene, penso all'arrivo di un difensore come Vlahovic, che è di grande esperienza.
Lecce forse può avere qualche difficoltà in più, però attenzione a un dirigente come Pantaleo Corvino, che è sempre bravo a scovare, è un po' un Ciabattini bis, anche se con meno fascino forse a livello anche di dialettica, però è un dirigente molto molto bravo nello scovare talenti. Io onestamente sul Monza ho qualche dubbio, perché sì, ci stiamo avendo molto, è una società sicuramente importante, però attenzione, perché spesso le squadre che comprano tanto, lo stesso Monza l'ho dimostrato 2 anni fa in Serie B, fanno fatica, perché poi devi creare il gruppo, devi trovare l'intesa con l'allenatore, insomma puntare solo sui nomi non sempre ripaga, soprattutto in Serie A dove ogni dettaglio è decisivo. Paolo, noi ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo, torneremo a sentirci anche nei prossimi giorni, lì comunque con Salernitana News state coprendo benissimo tutto il ritiro di Jenbach, e ancora, alla prossima. Ciao Paolo. Grazie, per la prossima. Grazie mille a Paolo Siotto. Tra pochissimo invece andiamo da due grandi protagonisti, giusto Pietro, che possono darci una mano sia in Serie B ma ovviamente nel girone di Serie C, e poi un grande protagonista sì del girone C di Serie C, soprattutto del mondo delle campane, perché ci sono un po' di temi, dimmi solo questo, poi partiamo tra 40 secondi, ci sono un po' di ci temi. Ci sono tantissimi temi, a partire anche dalle neopromosse che stanno muovendo tantissimo, tra cui quelle campane, perché del Giuliano abbiamo parlato proprio insieme al presidente Alfonso, sì, Mazzamauro, e abbiamo fatto una panoramica generale, ma la Gelbison, che è all'esordio nel professionismo, si sta muovendo e come, raffica di ufficialità nelle ultime ore, anche dalla Turris, che è un'altra campana che si sta muovendo in entrata e in uscita e potrebbe anche venire a far compere in casa a Avellino, ma di questo tanto altro parleremo fra poco con i diretti interessati, quindi ci aspettano delle chiacchierate molto interessanti. Allora 40 secondi e torniamo. Parte quando sono le 13:41 per parlare di Serie B ma anche delle ultime che arrivano dal girone C di terza serie. Tra un po' Pietro De Concisti ci farà anche un po' da cicerone, farà il padrone di casa e ci introdurrà i prossimi facciamo ospiti. Già adesso dai, allora vai, perché siamo con un ospite importante, accogliamo a Radio Punto Nuovo mister Fabio Gallo. Salve mister, ben trovato. Grazie mille mister. Mister, allora partirei dalla Serie B che sta nascendo, perché lei conosce benissimo questo campionato e si profila un campionato cadetto sempre più importante, per molti a volte anche più curioso e interessante della massima serie. Non so se è d'accordo, anche per la presenza di città importanti. Diciamo che sta diventando veramente un bel campionato, un campionato dove non è facile fare pronostici, ci sono squadre molto, molto blasonate, che hanno storia, e quindi non sarà semplice l'anno prossimo. Mister, non sarà semplice anche e soprattutto per il Benevento, perché l'anno scorso diciamo che l'appetito è venuto mangiando, perché la formazione di Caserta aveva avuto qualche alto e basso, poi è andata quasi fino in fondo, ha sferrato la promozione diretta, poi c'è stata un po' la crisi di nervi di un presidente comunque molto navigato ma allo stesso tempo molto passionale come Vigorito. Si aspetta una stagione un po' più lineare da parte delle streghe, che l'anno scorso se è mancato qualcosa è mancato l'essere presenti nel momento clou dell'anno. Ma non so quali sono i programmi adesso del Benevento effettivamente, perché poi dopo lo sanno soltanto loro, però sicuramente ci si aspettava qualcosa di più per quello che aveva fatto vedere nella prima parte del campionato. Non avrà vita facile, ripeto, è un campionato difficile con squadre che vogliono tornare, vedi Cagliari, vedi Genoa, Venezia anche, ma soprattutto Cagliari e Genoa a mio avviso, che vogliono tornare subito in Serie A senza contare poi le altre, perché poi c'è la Ternana, c'è Frosinone, ci sono squadre che sono attrezzate e quindi sarà sicuramente un campionato da seguire. Mister, invece a proposito di ex Benevento, la incuriosisce la scelta di Filippo Inzaghi di andare a Reggio Calabria? Ma no, Reggio è una piazza importante, è una piazza che è seguita, è una piazza che ama il calcio, quindi è una bella sfida e penso che Pippo possa fare bene anche lì, come nel resto stava facendo bene a Brescia. Mister, lei ha conosciuto anche nel corso della sua carriera un vivaio molto importante come quello dell'Atalanta. Mi sposto e allargo anche un po' il ragionamento su quello che vediamo in scala nazionale, anche con il mancato approdo ai mondiali. Il vivaio dell'Atalanta resta il fiore all'occhiello forse dei vivai nazionali.
bisogna imparare da lì, e quello è il modello che bisogna tra virgolette esportare anche negli altri club. Ecco, noi spesso parliamo anche di Napoli, ci occupiamo del Napoli, lì c'è anche una piccola mancanza dal punto di vista dei settori giovanili. È il modello Atalanta quello che va esportato per i grandi club? Ma non è tanto un modello che anche l'Atalanta poi si è modificata nel tempo, da quando c'ero io, perché c'era Fabini che aveva un'idea di miglioramento del ragazzo un po' differente rispetto a quello che adesso è l'Atalanta, che compra giocatori un po' più pronti rispetto a quello che si faceva prima. Io penso che dopo i mondiali non fatti con Ventura allenatore abbiamo parlato tutti quanti tanto e non è stato fatto niente. Adesso è la stessa identica cosa. Io penso che finché non si mettono delle regole dove si ha l'obbligo di far giocare i nostri giocatori, tutto questo, qualsiasi miglioramento non potrà succedere. Io di questo ne sono convinto, e dobbiamo cercare di valorizzare i nostri giocatori dei settori giovanili italiani, perché adesso anche le squadre importanti vanno ad acquistare giocatori più pronti, stranieri, senza magari aspettare i nostri giocatori perché o sono troppo piccoli o perché sono troppo grandi o perché hanno qualche lacuna tecnica, senza pensare a migliorarli. Io penso che l'Italia debba darsi una regolata sul fatto che debba darsi un obbligo per far giocare i giocatori italiani. Mister, tanti giovani escono anche dalla Serie C, però uno dei tanti è anche Fabiano Parisi, giocatore che oggi abbiamo la possibilità di apprezzare in Serie A con la maglia dell'Empoli, è venuto fuori prima dal settore giovanile del Benevento e poi dall'Avellino. Le chiedo però a tal proposito se in Serie C, con l'attuale format, anche con gli attuali partecipanti, ben 60, ovviamente in attesa anche dei ricorsi di Teramo e Campobasso, vede un futuro per questa Serie C, oppure è necessario anche cambiare il format, anche e soprattutto per cercare di valorizzare non solo lo spettacolo ma anche e soprattutto calciatori del genere, che siano over o under? Insomma, si parla tanto di una riforma, però alla fine anche qui si fa poco. Ma in questa riforma si parla dei tempi che io ero alla Ternana, quindi ormai tre stagioni fa, e non è stato fatto niente. La regola degli under obbliga le società, perché prendono soldi, a far giocare dei ragazzi che poi nel momento in cui non sono più under vengono accantonati, e quindi questo ha poco senso. Io ho sempre detto che un giocatore bravo gioca sempre, sia che ha 18 anni che ne ha 24. Io penso che ci voglia una riforma, 60 squadre sono tante, perché poi ce ne sono la maggior parte che vivono su l'utilizzo di giovani calciatori che magari non sono ancora pronti o che magari non sono all'altezza, e quindi ci vuole qualcosa che dia più qualità a tutto il nostro sistema. Mister, un'ultima prima di lasciarla ai saluti del nostro Pietro De Concilis: quanto sarà importante per le grandi come l'Avellino del girone C di Serie C raccogliere un po' il vuoto che lasciano Bari e Palermo e provare ad essere un po' anche, non dico la prima forza, ma quantomeno la squadra che emotivamente può spostare di più all'interno del girone? L'Avellino deve per forza fare un campionato tutto l'Inter, così come deve fare Catanzaro. Sicuramente ci sarà qualche squadra che partirà forte, che sarà l'outsider come sempre, però ritengo che Avellino e Catanzaro quest'anno devono fare la voce grossa, provare a dare subito un ritmo importante di risultati, in modo tale che possano essere le uniche due candidate ad andare in Serie B diretta. In 30 secondi, mister, ai tempi supplementari, le chiedo, per il Crotone, che reduce da una doppia retrocessione, sarà ancora più difficile, visti anche i precedenti di altre squadre che hanno collezionato doppi salti all'indietro? Ripartire sarà molto complicato. Sono batoste pesanti, ripartire non è semplice. Io conosco poco in questo momento i progetti del Crotone, però sicuramente un doppio salto indietro non è facile da assorbire.
Bene, bene, mister, noi la ringraziamo per essere stato con noi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ci sentiamo presto, e alla prossima. Grazie mille. A voi, è un piacere, grazie, salve. Grazie. Grazie mille al tecnico Fabio Gallo. Intanto un po' di aggiornamenti di mercato che riguardano, torniamo un po' indietro, ovvero sui fatti di casa salernitana, perché le altre contender dei Granata, in attesa poi di andare al nostro prossimo ospite, si stanno muovendo. Pietro prima parlava del Monza, il Monza che sta facendo sul serio per Villar e Borja Mayoral, due mamma calciatori mia, che abbiamo visto in ottica Roma. Villar ormai in uscita perché non rientra neanche per sbaglio nei progetti di Mourinho, mentre Borja Mayoral è in uscita comunque dal Real Madrid, e quindi potrebbe essere un po' il grande bomber, il grande nome che può in qualche modo regalare anche un po' di pausa tra virgolette al Napoli, perché se prendi Mayoral poi non prendi Petagna, e quindi a quel punto anche gli incassi di mercato con l'altra campana, la principale, il Napoli, si hanno sono incastri leggermente diversi. Però mi sa siamo pronti con il nostro prossimo ospite. Direi di sì, direi di sì, caro Alessandro, perché siamo con il direttore sportivo della Gelbison, Nicolò Pascuccio. Salve direttore, ben trovato. Buongiorno. Salve, salve, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei direttore. Io direi di partire però dalle cose più concrete possibili, perché io vado sul canale social ufficiale della Gelbison, indiscrezioni varie di mercato. Presidente, direttore, quante ufficialità avete intenzione di sfornare ancora nei prossimi giorni? No, guardi, credo che per il momento stiamo imbastendo soltanto delle trattative. Di ufficializzare credo se ne parli la settimana prossima. Abbiamo chiuso tutte le trattative che avevamo in corso, tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, e abbiamo ufficializzato qualche giocatore ieri, e abbiamo ufficializzato anche qualche riconferma ieri. Adesso dobbiamo stare calmi perché una buona parte di squadra c'è e dobbiamo attendere i tempi giusti, i momenti giusti per trovare i giocatori giusti. Direttore, come si fa mercato ad una, in un'estate comunque storica come questa, dove però ci sono anche tante cose da tenere in ordine, non ultimo ovviamente il bilancio, immagino sia una delle estati più complicate che ha attraversato negli ultimi anni? Guarda, è l'estate più caotica che io abbia mai trascorso, tra virgolette, nel senso che è un continuo parlare al telefono, un continuo incontrarsi con le persone. Chiaramente tu hai detto una cosa importantissima, bisogna tenere sotto controllo il bilancio, perché è la nostra prima esperienza tra i professionisti, quindi dobbiamo consolidarci in questa categoria. Per fare una cosa del genere bisogna tenere sotto controllo il bilancio e trovare i calciatori giusti che riescano a rispecchiare quelle che sono le esigenze della società, ed è una cosa non semplice. Direttore, poco fa parlavamo con mister Fabio Gallo di minutaggio, di giovani, di under. La Gelbison sarà una di quelle squadre che, oltre ai leader che sono stati confermati anche rispetto alla squadra dello scorso campionato, sta prendendo tanti giovani interessanti. Ultimo, anche se non è under, ma è un 98 come Ciro Loreto, preso dalla Turris, rappresenta un colpo importante in entrata. Ma in linea generale, tra 2002 e 2003 vi state muovendo tanto. Allora le chiedo se questa filosofia pensate possa rendere anche per un campionato tranquillo, per una salvezza tranquilla. Allora guarda, il nostro obiettivo resta la salvezza. Il minutaggio fa parte del campionato e fa parte di ciò che noi prendiamo in considerazione, però il primo obiettivo deve essere la salvezza, quindi non dobbiamo badare al minutaggio, ai prestiti per fare chissà cosa. Noi dobbiamo puntare prima di tutto alla salvezza. È chiaro che dobbiamo inserire un buon mix tra giovani che possano creare minutaggio ma allo stesso tempo siano validi e possano contribuire per la salvezza della squadra, che è la cosa, ripeto, fondamentale, di fare un campionato tranquillo e poi stabilizzarci in questa categoria. Mister, ci sono anche tante realtà in Campania come Napoli, Benevento e Salernitana che cercano anche squadre amiche, gemelle, dove magari mandare qualche ragazzo lì pronto da far crescere dalla primavera, fare anche un primo assaggio di professionismo. Immagino che i rapporti comunque sono allacciati e che magari, non lo so, nelle prossime settimane possiamo ancora aspettarci qualche notizia. No, sicuramente nelle prossime settimane avremo qualche notizia. È chiaro che noi siamo, dopo la Serenità nella provincia di Salerno, l'unica squadra professionistica. È normale che abbiamo allacciato buoni rapporti con tutte queste società, possiamo diventare anche una società satellite di queste grandi piazze che ci sono in Campania. L'importante è noi, è il nostro progetto, il nostro percorso e, ti ripeto, la salvezza della squadra, perché
questo non è un punto d'arrivo, la Serie C è un punto di partenza per la Gelbison, il progetto è molto più ampio, il presidente è molto più ambizioso di quello che può sembrare, però è chiaro che dobbiamo lavorare con i piedi per terra e come abbiamo fatto sempre, gestendo la Gelbison come un'azienda, non come una società di calcio. Direttore, il problema strutture è però un problema attuale, per voi sarà un problema magari non gigantesco, ci mancherebbe, però spostarsi a Picerno per andare a giocare le partite casalinghe sarà comunque una trasferta in più ogni domenica. Allora le chiedo innanzitutto se questa cosa sta influendo per caso anche in alcune trattative, ma la cosa più importante è quanto inficerà secondo lei questo fattore anche sulla questione fattore campo, appunto. Guarda, sulle trattative non ha influenzato assolutamente, però pesa molto, devo dirti che pesa molto questa cosa, sia dal punto di vista logistico sia anche dal punto di vista economico. Noi praticamente giocheremo tutte le partite del campionato fuori casa, tra trasferte e partite in casa che non è casa nostra, giocheremo sempre fuori casa e questo è un handicap molto importante. Poi è normale che per noi da Vallo della Lucania a Picerno è quasi una trasferta, quindi non è semplice, però ti ripeto, dobbiamo superare questo ostacolo perché la società sta già lavorando per poter avvicinare la squadra al comprensorio cilentano e quando sarà possibile rientreremo ad Agropoli, qui in zona per poter disputare le partite qua e far assistere al calcio professionistico tutte le persone che hanno voglia di vedere una bella partita di calcio nella zona, perché la Gelbison è seguita non solo a Vallo da tutto il comprensorio, quindi dobbiamo riportare la Gelbison ad Agropoli, in queste zone comunque nelle zone del Cilento. Questo è il nostro progetto ed è quello che faremo sicuramente, però non ti nascondo che il problema è grande ed esiste. Ed esiste, ma noi vi auguriamo di risolverlo al più presto, anche perché appunto il Cilento merita di assistere a partite di una squadra professionistica, soprattutto visto che la Gelbison è riuscita a centrare questa storica promozione. Direttore, noi la ringraziamo per essere stato ai microfoni di Radio.9, in bocca al lupo per la nuova stagione. Grazie sempre. Grazie a voi, grazie per l'invito, in bocca al lupo a tutti. Grazie al direttore Nicolò Pascuccio che ci dà anche un assist, perché abbiamo parlato di Girone C, di Serie C e abbiamo anche la possibilità ovviamente di parlare di Avellino fra pochissimo al pomeriggio da Supereroi. Lo faremo con tantissimi temi come sempre. Ritorna centrale e di attualità anche il tema nuovo stadio, perché domani è prevista una nuova riunione importante, un nuovo passaggio prima della famosa riunione in giunta comunale che non avverrà prima del mese di settembre, e come sempre noi andiamo in anticipo, giochiamo in anticipo, e allora lo faremo con un ospite assolutamente importante e gradito, ma non solo, perché il mercato non dorme mai, tra entrate e uscite l'Avellino continua a muoversi in attesa del ritiro di Mercogliano che partirà lunedì 18 luglio, come ormai sanno davvero tutti. Ciao. Grazie mille allora Pietro, e a te sia anche a Dino che ci darete una mano nel capire un po' tutte le ultime di Casa Avellino nel pomeriggio da Supereroi. Per quanto ci riguarda invece lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, sempre col sottoscritto, con Giovanni Annunziata, che ritroveremo dalla piazzetta di Maro, dove ci porterà al microfono anche qualche collega, qualche ospite importante, per continuare a darvi tutte le ultime non solo sul futuro di Koulibaly, ma anche e soprattutto su come si sta muovendo il Napoli per sostituirlo e soprattutto chi sarà il nuovo capitano degli azzurri. Ve lo stiamo chiedendo al 380 127 2000, e ve l'abbiamo chiesto anche all'esterno del campo di Carciato con il nostro Giovanni Annunziata. Noi ripartiamo, tempo 120 secondi e siamo di nuovo qui. Speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show che riparte quando sono le 14 in punto, sempre Alessandro Montano, tra un po' anche Giovanni Annunziata che lì da Di Maro ci darà una mano nel capire ancora quali sono le ultime che arrivano dal Trentino, quali sono le ultime che arrivano soprattutto sul futuro di Kalidou Koulibaly, che ricordiamo ormai è in dirittura di arrivo con il Chelsea, un affare da 40 milioni di euro, un affare che soprattutto si è sbloccato e che potrebbe chiudersi dalla serata di ieri alla giornata di oggi che Di Maro ha dato il ben ritrovato quantomeno a Victor Osimhen, tanti cori, tanti applausi,
così tanto entusiasmo, ovviamente misurato, comparato anche a quella che è stata la piccola delusione vissuta con la questione Koulibaly, però una delusione che quantomeno i tifosi del Napoli sperano di assorbire nel corso del mercato e nel corso ovviamente delle prossime trattative, perché c'è la suggestione di Dybala. Tra un po' vi faremo anche riascoltare le parole di Spalletti, che da un piccolo tifoso è stato interpellato, punzicchiato sul nome dell'argentino. Non si è nascosto troppo il buon Spalletti, che è andato dritto al dunque. Certo, non ha mica detto che il Napoli comprerà Dybala, però comunque qualche indizio l'ha dato, soprattutto sulla volontà. Ma quando si parla di un grandissimo calciatore come l'ex Juve, d'altronde il talento mette tutti d'accordo, che adesso sia Dybala o sia qualcun altro, se un calciatore è forte va bene a qualsiasi livello e a qualsiasi latitudine. Tutto in diretta, proviamo adesso con Giovanni Annunziata, che dovrebbe essere lì da Di Maro nel centro della piazza con un graditissimo ospite. Ciao Giovanni. Sono qui, non ti abbandono, non ti preoccupare. Ti avevo messo adesso sempre qui. Mi ero intristito. Dopo Koulibaly anche Giovanni Annunziata sarebbe stato oggettivamente troppo. Non sei solo, giusto? No, il Chelsea Giovanni? Non è arrivato ancora per me. Il Chelsea non è arrivato ancora, ecco. Siamo anche comici questa mattina. Non sei solo, dicevo, non sei solo. No, assolutamente no. Ho il grandissimo amico nostro Simone Guadagno di Calcio Napoli 24. Ciao. Almeno Simone. È arrivato il Chelsea. Ciao Ale. Ciao a tutti. Simone, io prima di ragionare con te, ovviamente non sui massimi sistemi, ma sul futuro di Koulibaly e anche quello di Dybala, vi faccio ascoltare anche gli amici che magari ieri hanno giusto sentito qualcosa, letto di sfuggita qualche dichiarazione, cosa ieri Spalletti ha risposto a questa domanda di un piccolo tifoso. Siamo con Cristian. Cristian, la tua domanda per chi è? Per il mister. Vai. Come giocatore ti piace Dybala? Certo, Dybala piace a tanti perché ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra, perché è un giocatore tecnico, un giocatore che ha fantasia, che è estro, talentuoso, grandissimo piede, batte benissimo calci piazzati, fa gol. Cercheremo di farlo crescere un pochino e poi è perfetto. Nel modo di essere poi calciatore da squadra forte, ecco. Grazie, complimenti per il coraggio, tra l'altro. Cercheremo di farlo crescere un pochino. Simone Guadagno, in quel cercheremo si è aperto il finimondo. Tante considerazioni, mi sa che però era solo una battuta del buon Luciano, eh? E beh, bisogna capire da che parte vogliamo leggere. Però ho qualche difficoltà nel sentirvi, ragazzi. Sentivo molto lontano Simone, adesso non vi sento praticamente più. Quindi se riusciamo adesso un pochettino meglio, adesso sì. Ok, dicevo, e bisogna un po' capire da quale angolazione vogliamo leggere e riascoltare le parole di Luciano Spalletti. Secondo me lui intendeva dire qualora arrivasse di palla. Mi è sembrato molto preciso, ha detto ha un piede buono, ha grandi qualità. Ciò secondo me è sintomo del fatto che lui Dybala l'ha guardato con attenzione. È chiaro, le qualità di Dybala sono fuori discussione, tutti le conosciamo, però Luciano Spalletti mi è sembrato molto, molto preciso, molto attento a quelle che sono le caratteristiche del giocatore. Poi ovviamente all'affare resta complicato, però insomma qui soprattutto a Di Maro l'unico figlio al quale i tifosi possono aggrapparsi in questo momento. È tornato un po' di aria buona. No, però abbiamo ancora qualche difficoltà nel sentirvi, ragazzi. Intanto salta il collegamento, quindi se riusciamo un attimo a metterci un po' più a squadro, come si suole dire, allora riusciamo anche a sentirvi in maniera ottimale, altrimenti potremmo avere qualche difficoltà. Ora un pochettino meglio. Diceva Simone? Dicevo, chiaramente le dichiarazioni di Spalletti su Dybala sono l'unico appiglio al quale possono aggrapparsi in questo momento i tifosi del Napoli, soprattutto quelli accorsi qui a Di Maro.
che si aspettavano di vedere Kalidou Koulibaly, e dopo il mancato arrivo del difensore del Napoli chiaramente le notizie su Dybala, le dichiarazioni di Spalletti su Dybala hanno portato un po' di ventata d'aria fresca, ecco. E continuando a parlare un po' di Dybala, che cosa porterebbe il suo arrivo a Napoli? Infiammerebbe una piazza che comunque un po' in questi giorni, chiaramente lo sappiamo bene, possiamo definirla un po' depressa, perché l'addio di Koulibaly probabile, l'addio di Insigne, l'addio di Mertens, quello di Ospina, l'arrivo proprio di Dybala sarebbe quella scintilla giusta per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi? È sicuramente il nome più chiacchierato qui in Trentino, nel senso, io ho avuto modo di ascoltare la voce dei tifosi ed è chiaro che l'ex attaccante della Juventus è il colpo che tutti vogliono, il colpo che tutti sognano. Poi oggettivamente rosa alla mano, in quel ruolo manca qualcuno che possa coprire quel tassello, che possa andare a ricoprire quel buco, visto che in questo momento il Napoli ha perso anche Dries Mertens per il momento, chissà che non possano esserci novità anche per lui. E ovviamente un argentino che torna a Napoli con quel piede sinistro come quello di Dybala in questo momento rappresenterebbe il colpo da 90 che i tifosi sognano. Simone, ti faccio partecipare alle domande che stiamo girando ai nostri amici che ci seguono, ai tanti tifosi, sia al 380-127-2000, sia in live, come ha fatto Giovanni all'esterno del campo di Carciato. Via Koulibaly, via Mertens, via Insigne. Ora, questa fascia di capitano, questa benedetta fascia di capitano, chi la raccoglierà? Io penso Giovanni Di Lorenzo, anche se tu... Il dibattito è serrato qui, perché molti sperano anche che Mario Rui possa indossare la fascia da capitano. Ieri qualcuno l'ha chiesto proprio a Di Lorenzo all'incontro a Folgarida con i tifosi. Di Lorenzo ha detto: deciderà il mister, deciderà lo spogliatoio. Io credo che sia lui il calciatore più accreditato di questa squadra, di questo gruppo, anche perché Mario Rui probabilmente si alternerà un pochino con Matias Oliveira, che anche se per il momento è fermo ai box per il problema al ginocchio sinistro, credo che per quantità di minuti che sarà costretto a giocare Giovanni Di Lorenzo, toccherà a lui trascinare per mano il resto della squadra. Sappiamo bene la situazione di Koulibaly, il Napoli è pronto a perderlo praticamente. Perde un punto di riferimento lì, ma come si sostituisce uno come Koulibaly, e soprattutto quali sono i nomi adesso indicati per il post Koulibaly? Allora Giovanni, sarò sincero, secondo me uno come Koulibaly non lo trovo, a meno che il Napoli non tira fuori il coniglio dal cilindro come ci ha abituato in passato e peschi un giovane che tra qualche anno possa prendere le redini del reparto del pacchetto difensivo azzurro. È chiaro, in questo momento i nomi non sembrano infiammare la piazza, perché lo stesso Acerbi un po' al di là, un po' oltre con gli anni, non convince la tifoseria, però ci sono tanti giovani prospetti che potrebbero rivelarsi delle giuste occasioni. Mi viene da pensare alla Croix del Wolfsburg, un calciatore classe 2000 che in questo momento non tutti conoscono, ma che statistica alla mano potrebbe rivelarsi al caso del Napoli. È chiaro, la Croix non è Koulibaly. In questo momento sfiderei che possa arrivare al Napoli con le stesse caratteristiche di Koulibaly. Probabilmente dovremmo andare nuovamente a pescare un top player di un top club europeo, cosa che in questo momento il Napoli non può fare. Poi è chiaro, i nomi sono tanti, anche quello di Østigard, che ha un po' stuzzicato la fantasia. È chiaro che però l'ex Genoa arriverà come quarto e bisognerà affiancargli qualcuno di esperienza soprattutto. La speranza del Napoli e il Milan, mi spiego, l'anno scorso via Çalhanoğlu, via Donnarumma, riconfermato Brahim Diaz, arriva addirittura Messias dal neopromosso Crotone,
Maignan da perfetto sconosciuto, Tomori che viene riconfermato dopo la buona mezza stagione fatta nel 2021, e il Milan che poi si è laureato campione d'Italia, la speranza del modello Napoli, del piccolo ridimensionamento, piccolo ma grande ridimensionamento che sta affrontando la società di De Laurentiis. Ma in teoria sì, però mi viene da dire che il Napoli in questo momento non ha né uno come Maignan, né uno come Tomori in difesa, che alla fine si sono rivelati forse gli artefici del successo rossonero nell'ultima stagione. Quindi, come ti dicevo prima, a meno che il Napoli non abbia la fortuna di andare a scuola, sin da subito possa rivelarsi pronto, con geniali tatticismi di Spalletti, utile alla causa del Napoli, la vedo molto complessa. Lo stesso Kvaratskhelia in questo momento non certo qualcosina di buono l'ha fatto vedere, ma bisognerà capire se riuscirà ad ambientarsi nel modo giusto nel campionato italiano. In Georgia ha fatto molto bene, anche con la nazionale ha fatto molto bene, ma bisogna capire se effettivamente sulla fascia sinistra può giocarle tutte ad alto livello. Soprattutto parlavamo in questi giorni di uno che forse ha ritrovato il sorriso, parlo di Lozano, che abbiamo visto in questi primi 5 giorni sempre con il sorriso stampato sulle labbra, sempre pronto a salutare i tifosi con molto calore, cosa che non si era vista negli anni passati. Ma è un po' l'addio di Insigne, forse quello di Mertens, che gli ha dato questo qualcosa in più che forse lo rende anche protagonista nel Napoli che verrà. Sì, probabilmente le aspettative su Lozano ovviamente sono molto alte, anche per lì davanti in questo momento. Però abbiamo qualche problema adesso. Ti risentiamo adesso, Simone, ti abbiamo perso per qualche secondo. Dicevo, Lozano, le aspettative su Lozano sono tante. Il Napoli ha molti uomini lì davanti, ma bisognerà capire se effettivamente resteranno tutti. Mi viene da pensare a Matteo Politano, che a meno che non porti un'offerta congrua resterà un po' da scontento forse. La stessa identica cosa per Andrea Petagna, che è corteggiatissimo dal Monza. Lozano, io penso, visto l'investimento di qualche anno fa e vista la resa non eccelsa negli ultimi anni, penso che stagione giusta per ritrovare il giusto spazio, il giusto minutaggio ed avere la giusta occasione per poter mettere in mostra tutte le sue caratteristiche, che poi ovviamente sulla carta fanno invidia a chiunque. Simone, senza se e senza ma, questo dovrà essere il Napoli di Victor Osimhen. Per forza, perché è l'unica certezza da cui ripartire. Speriamo di averlo al servizio completo. Credo che debba un po' lavorare sulla sua esuberanza, che non sempre vuol dire essere più forte dell'avversario che hai di fronte. Immagino che nel momento in cui Victor Osimhen lavorerà quali sono effettivamente le sue caratteristiche, le sue doti, sarà implacabile per chiunque, sarà infermabile per le difese avversarie. L'abbiamo già visto nell'ultima stagione, quello che è in grado di fare, e il Napoli deve per forza ripartire da lui, perché perde tutti gli uomini da 90, i pezzi pregiati di questa rosa, e Victor Osimhen non si tocca. Si è parlato anche di Fabian, chiaramente, che è un altro dei giocatori in scadenza, un altro il cui futuro comunque è in bilico. Ma tu che cosa faresti con lui? Si è chiacchierato tanto di questa ipotesi di metterlo fuori rosa, di farlo giocare di meno, ma che cosa deve fare Spalletti, come si deve comportare con lui? Ma la questione Fabian secondo me è più complessa di quanto sembra. C'è molta folla a centrocampo, lo stesso Spalletti ha detto che Zielinski potrebbe cambiare ruolo. Per Fabian ci sarebbe un nuovo concorrente per un posto in mediana. Io immagino che le redini del centrocampo le avranno Lobotka e Anguissa. Lobotka, che quando è arrivato Spalletti si è inchinato, credo che in questo momento non l'abbia fatto con nessun altro, l'ha un po' incoronato un re del centrocampo, padrone del centrocampo. Per Fabiano, a meno che non si trovi una giusta soluzione tattica,
ci sarà da sgomitare. Ecco, io personalmente Fabiano è un calciatore che mi piace molto, mi piacciono i suoi tempi di inserimento, chiaramente è molto bravo dal tiro dalla distanza, cosa che il Napoli ha un po' peccato negli ultimi anni, e chiaramente perderlo sarebbe un'ulteriore delusione, soprattutto per la tifoseria, sarebbe un'arma in meno per Luciano Spalletti. Però bisogna un po' scoltire lì in mezzo, bisognerà capire quale sarà il futuro di Demme, anche perché se ti tieni Fabiano e poi rischi di non farlo giocare, tanto vale venderlo quest'anno e ricavarci qualcosina piuttosto che perderlo gratis il prossimo anno. Se arriva qualcuno che presenta l'offerta, però certo. Questo secondo me è la chiave principale. Poi assolutamente chiave principale anche su due ragazzi molto interessanti, dei quali abbiamo parlato spesso prima del ritiro, ovvero Gaetano e Zerbin, visto che erano anche un po' due piccole new entry, se così le possiamo definire. Simone, ti stanno impressionando, stai vedendo segnali positivi anche il rapporto con Spalletti, che magari si sta sviluppando in una certa maniera? Perché ad oggi il Napoli a sinistra soltanto Kvaratskhelia e Zerbin, e Gaetano comunque era stato già più o meno annunciato nell'aria che dovrebbe essere uno dei nuovi punti fissi tra virgolette della rosa. Allora Ale, nella mia personalissima classe Gaetano, nel senso, Gaetano secondo me il Napoli farebbe bene a puntare su di lui, perché può ricoprire diversi ruoli, può tornare utile alla causa di Spalletti in caso di emergenza, può giocare a centrocampo, può giocare sugli esterni, può giocare dietro la punta nel ruolo di trequartista, e quindi è un calciatore che in questo momento storico secondo me può fare al caso del Napoli. Napoli che poi ha bisogno di ritrovare un napoletano dopo l'addio di Lorenzo Insigne, quindi credo che possa far solo bene alla piazza. Zerbin certamente si è messo più in mostra in questi primi giorni di ritiro qui a Di Maro Folgarida. Per lui però immagino, ma non so, se fossi giunto io a lui lo manderei ancora in prestito, ti dico la sincera verità, perché sì, rischierebbe di non trovare spazio. Hai preso Kvaratskhelia, può giocare Elmas da quel lato, forse per Zerbin le chance di vedere il campo per un minutaggio adeguato si abbassano un po'. Quindi io, se fossi in Zerbin, se fossi un fratello maggiore di Zerbin, ecco, la butto così, sì, gli consiglierei di andare altrove, di tornare il prossimo anno puntando i piedi per terra, dicendo io sono Alessio Zerbin, posso giocare in questo Napoli, posso, perché no, fare anche il titolare. Staremo a vedere allora quale tipo di futuro attenderanno Gaetano e Zerbin. Intanto Simone, grazie sempre per essere stato con noi qui a Radio Ponto Nuovo, tanto torneremo a romperti le scatole, come detto anche al collega Manuel Guardasole, nei prossimi giorni. Quando volete, è sempre un piacere. Io sono qui, non mi muovo, anche perché sì, il Chelsea non me li dà 10 milioni. Assolutamente. Resterò qui. E anche se dovesse, poi facciamo a metà. Grazie mille Simone, buon lavoro. Un abbraccio, buon lavoro. Un abbraccio a Simone Guadagno. Tra pochissimo, anche con i primi ospiti al nostro telefono in chiave Napoli, tempo di 120 secondi e siamo di nuovo qui. Dando il ben ritrovato ad una bandiera del Napoli come Gianni Improta. Ciao Gianni, eccoci, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Gianni, tante considerazioni che ovviamente nascono dall'ormai probabile, imminente addio di Koulibaly. La prima però è quella più importante. Come si reagisce ad una cessione del genere, non solo sul mercato ma anche nello spogliatoio, in un anno in cui perdi Insigne, Mertens, Ospina e Goulam, e adesso la fascia di capitano resta senza un braccio che può indossarlo? Guarda, parto proprio dalle tue ultime parole. Sono andati via due capitani, Insigne, e ora ci siamo quasi anche Koulibaly, e questo significa che io penso, è una mia considerazione, una mia lungimiranza, è che il presidente stia pensando a cedere fra qualche anno la società, perché non si possono lasciare andare via al di là. Ovviamente parliamo, sì,
vengono offerti più soldi e quant'altro, però stiamo parlando di due colonne che per tanti anni hanno, diciamo, mantenuto in piedi il blasone del Napoli, dandoci soddisfazione, qualche volta togliendoci qualche soddisfazione, ma fa parte del gioco questo. Però al momento in cui vai, puoi partire prima il capitano Insigne, poi chi doveva esserlo in futuro, e quindi Koulibaly, è normale che c'è qualcosa che si sta muovendo in senso negativo, vale a dire la società sta pensando alla proprietà, meglio dire sta pensando a lasciare, perché diversamente non saprei cosa dire. Ecco, io rimango poi tra l'altro un po' allibito da quello che aveva detto Spalletti all'inizio di stagione, per meglio dire come è finita la stagione ed è iniziata un'altra, che per lui c'erano due punti inamovibili, erano Ospina e Koulibaly, e dopo neanche 20 giorni si trova senza Ospina e Koulibaly. Voglio capire e vedere la sua reazione, dopodiché farò le mie considerazioni per quanto riguarda non l'allenatore, che l'ho sempre rispettato e anche ammirato, al di là di qualche errore che ha potuto commettere, ma farò le mie considerazioni come persona, come uomo, perché dicendo che si voleva incatenare e poi invece applaude le partenze dei due suoi scudieri, oserei dire, no? Quelli là che lui aveva messo davanti a tutti, augurandogli ogni bene. Ma mi noi aspettavi uno Spalletti un po' più fermo, un po' più rigido, quindi sulla partenza? Sì, bravo, assolutamente sì, perché sono state parole sue quelle di voler riconfermare Ospina e Koulibaly in primis. Non ha detto nulla neanche su Insigne, che sta facendo partire come se fossero dei giocatori normali. Non sono normali, sono al di sopra della media e l'hanno dimostrato quando sono scesi in campo. Quindi il Napoli si sta pian piano sciogliendo come neve al sole. Sì, stanno arrivando dei giovani, qualcuno anche che fa ben sperare, ma tutto questo significa ricominciare da capo, e quindi da parte nostra non ci resta che sperare in un rinizio che possa farci divertire e anche sognare. Gianni, sei una delle voci più riconoscibili anche come opinionista, anche delle più amate dai tifosi del Napoli, col lavoro che fai anche a Canale 21, eccetera, eccetera. Proprio per questo colgo la palla al balzo sul messaggio che ci arriva al 380 127 2000, un lungo messaggio di Marco che si dice molto sconfortato, te lo riassumo così. Se potessi dirgli qualcosa da tifoso a tifoso, è un qualcosa che si avvicina un po' di più allo sconforto, alla rassegnazione, oppure bisogna ancora restare un po' ottimisti perché il mercato è lungo, perché comunque il lavoro del Napoli va aspettato, va capito chi sarà l'erede di Koulibaly, va capita se la suggestione di Dybala può diventare qualcosina in più? Ma indubbiamente, come siamo fatti noi napoletani, noi tifosi del nostro Napoli, speriamo sempre in bene. Certamente, diciamo, la nostra, in base agli avvenimenti, ci spiace raccontare, dire queste cose, perché ci vediamo privati di nostri idoli, di calciatori che abbiamo ammirato, e quindi no, dobbiamo essere fiduciosi, e la fiducia non deve mai venir meno, però vorrei un po' più di sostanza nel vero senso della parola da parte degli uomini che comandano queste situazioni, dal presidente all'allenatore e a tutti gli altri. Ecco, vorrei un po' più di prese di posizioni
un parlare chiaro non basta, invece non si parla chiaro, si va a tentoni dietro gli eventi e poi di conseguenza si dice qualcosa, però noi dobbiamo essere fiduciosi e certamente dobbiamo stare sempre vicino alle sorti di questa squadra che comunque in tanti anni, anche con l'era Maradona, no? Anche alla mia epoca ha sempre dato soddisfazioni e ovviamente continuerà a darle. Questo è il mio auspicio, è normale che in questo momento sono un po' abbuiato moralmente, come penso del resto la maggior parte dei tifosi, perché vediamo partire dei calciatori che io ho sempre detto che dovevano essere la classica spina dorsale del nuovo Napoli, che avrebbe potuto, con la rosa che ancora c'ha a disposizione Spalletti, competere per il titolo e anche fare belle prestazioni nella competizione che più sta a cuore a tutti, no? La Champions. Però in Italia certamente avrebbe detto la sua per la vittoria finale dello scudetto, e speriamo che questo possa avvenire anche in assenza dei calciatori menzionati, anche se ovviamente è difficile, perché anche per Spalletti sarà un lavoro abbastanza improbo, nel senso duro, difficile, perché deve anche lui ricominciare da capo. Un'ultimissima, Gianni, te la faccio davvero in un flash: con la Juventus che prende Pogba e Di Maria, con l'Inter che ritrova Lukaku, col Milan che non ha perso pezzi ma anzi conferma e riconferma Maldini e Massara, il Napoli al 13 luglio ha già perso parecchie posizioni alla griglia campionato? Penso proprio di sì, anche se ovviamente riponendo fiducia in chi ovviamente farà parte dell'organico del Napoli, ci aspettiamo da subito una partenza ottima, anche perché partendo col piede giusto ovviamente tante situazioni negative anche a livello psicologico sarebbero messi un po' da parte, quindi con l'entusiasmo si può sopperire a qualche mancanza. Quindi il Napoli certamente parte in una posizione più defilata rispetto all'anno scorso. Io addirittura l'anno scorso l'avevo messo in primissima fila, oggi come oggi però aspetto ancora prima di dare il mio giudizio finale, in virtù di quello che effettivamente il mercato ci riserverà, perché dovesse arrivare Dybala e Koulibaly oggi è ancora tesserato con il Napoli, allora le cose cambierebbero. Però non lo so se sto sognando in questo momento oppure sì, potrebbe tutto tramutarsi in realtà. Staremo a vedere, mai come in questi periodi non ci tocca che incrociare le dita. Gianni, noi come sempre ti ringraziamo per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi, altrettanto, buon lavoro. Grazie mille al grande Gianni Improta. Stop and go, poi torniamo dal nostro Giovanni Annunziata lì a Di Maro, perché ha raccolto le vostre voci dall'esterno del campo di Carciato. Trova Giovanni Annunziata che ha mangiato, giusto? Hai pranzato? Oggi sei riuscito almeno un boccone al volo? Sì, oggi ci sono riuscito. Meno male. Siamo riusciti a fare quel break dalle 13.30 alle 14, però chiaramente vi ho seguito e come sempre, come fanno tutti i nostri radioascoltatori. No, perché poi mi scrivono i tuoi familiari se hai mangiato, se tutto a posto, se ok, se hai dormito bene, se Ciro Troisi e Nico Bastone cucinano bene e ti fanno stare bello nutrito. Però scherzi no, a parte. In realtà abbiamo i fotografi, abbiamo anche i fotografi. Ho visto Alessandro Garofalo. Mi è arrivato qualche video, qualche foto di qualche
pentola mica da ridere, eh. Certo non da ritiro, non da preparazione atletica, però si è visto qualcosa di molto interessante. Tornando seri, Giovanni, facciamo ascoltare quelle che sono state le voci dei tifosi che hai sentito all'esterno del campo di Carciato appena concluso l'allenamento. La domanda è stata quella sul nuovo capitano, allora queste le vostre opinioni. Lo sappiamo bene, Koulibaly presto non sarà più un giocatore del Napoli, è andato via anche Lorenzo Insigne, ma chi dovrebbe essere il nuovo capitano del Napoli? Ah, o Di Lorenzo o come storia così Di Lorenzo per me, a meno che non facciamo un sacrificio per Mertens e torna Ciruzzo nostro, che speriamo. Quindi ritorno più fascia da capitano per Mertens? Subito, gliela darei subito, sì, farei proprio così. Sì. Ma perché Di Lorenzo eventualmente come capitano? Ma per quello che sta facendo con noi, per il sacrificio e la voglia che ci mette sudando la nostra maglia, per me Di Lorenzo un gran giocatore, meriterebbe anche come la fascia di capitano se non c'è Mertens. No, per me non dovrebbe andare via Koulibaly, perché è l'unico che può fare il capitano, è l'unica roccia che resta nel Napoli. Poi va via anche lui, è meglio che se non è il presidente, che Koulibaly. Se arriva di nuovo Mertens, lo fa lui, se no secondo me lo farà Zelischi. O Di Lorenzo, anche. Più a Di Lorenzo, dire la verità. È perché è più esperto, più forte, più italiano anche. Quella. Di Lorenzo perché Zielinski non ha personalità in campo, si è visto quest'anno, e quindi io la darei a Di Lorenzo. Per delle caratteristiche proprio della persona direi Di Lorenzo, anche se Mario Rui la meriterebbe, però Mario Rui sappiamo tutti che è un po' fumantino, quindi in prospettiva di ammonizioni ed espulsioni sarebbe il danno doppio, quindi Di Lorenzo lo vedo che ha carattere, è serio. E speriamo bene che quest'anno ci porti fortuna questa nuova scelta. Mario Rui o Zielinski pure potrebbe essere il futuro capitano, quindi punterei su questi tre. Poi, come hanno detto ieri, il giocatore sarà lo spogliatoio e mister a decidere un anche po'. Anche se Tris Mertens, un ritorno di Tris con la fascia ci starebbe bene per alzare il morale del popolo qui, che è molto basso oggi. Allora Mario Rui per la grinta, per la grinta che mette in ogni partita che fa, poi comunque credo che, io non vivo lo spogliatoio del Napoli, però penso che nello spogliatoio lui si fa sentire uno tra virgolette dei veterani. Zielinski anche per questo motivo, forse un po' meno rispetto a Mario Rui perché forse ha meno carattere come un uomo spogliatoio, e poi Di Lorenzo per la serietà della persona, perché lo vedo un ragazzo diciamo equilibrato ed intelligente, quindi potrebbe gestire spogliatoio e squadra in campo diciamo. Io credo Di Lorenzo è il più indicato a fare il ruolo del capitano del Napoli. Ha fatto molte presenze quest'anno, gioca quasi tutte le partite del Napoli, ha fatto stata molto tempo qui a Napoli, quindi credo che possa fare il capitano. Mario Rui al momento il secondo Lorenzo, perché è da molto tempo nel Napoli e credo che farà bene come capitano. Allora Giovanni, è stato un plebiscito per il tuo omonimo Di Lorenzo, però non mi aspettavo così tante anche investiture, candidature importanti per Mario Rui, che ha un rapporto un po' controverso tra mille virgolette, perché solo un'estate fa addirittura qualche mugugno, qualche parola di troppo che volava anche dagli spalti. Invece adesso è uno praticamente dei preferiti, dei candidati per raccogliere la fascia di capitano. Sì, questo rapporto di Mario Rui è sempre stato un po' particolare con i tifosi del Napoli, però forse si sta iniziando ad apprezzare quella che è la sua qualità principale, ovvero lui non molla mai, lui è uno di quelli che lotta, che combatte. Va detto che anche che questo presente a Di Maro è anche un pubblico molto social, questo va sottolineato, un pubblico che vive a distanza fondamentalmente, il Napoli non lo vive tutto l'anno da vicino
e quindi sui social comunque c'è questa questa magia attorno, certo, a Mario Rui che lo vede definito, come anche gli ultimi tweet del Napoli, il maestro. C'è questa, sì, questa tendenza, però personalmente ritengo che il vero capitano futuro di questo Napoli sia già Giovanni Di Lorenzo, che lotta, che agisce, che pensa proprio da capitano già in campo, e sia quello più vicino rispetto ai suoi compagni presenti, quello più vicino ad intraprendere questo tipo di percorso. Non so, tu sei d'accordo con me per quanto riguarda Di Lorenzo, oppure ne avresti anche un ulteriore? Giro a te la stessa domanda. Ma che su Di Lorenzo secondo me è molto più semplice la risposta: è l'unico vero titolare, perché poi Mario Rui dovrà, sì, alternarsi gioco forza con Oliveira. Zielinski l'abbiamo visto nel finale di stagione, è vero, adesso non c'è ad oggi Mertens nella rosa e non c'è ancora un altro calciatore che può ricoprire quel ruolo, al netto poi di ultime di mercato che arriveranno e si spera arriveranno anche nelle prossime ore. Però è l'unico che è titolare, certo, del posto. Poi parliamo comunque di un campione d'Europa, parliamo di un calciatore che magari può avere lo stesso spirito, la spara un po' grossa, che aveva Hamsik con la fascia. Uno che magari non è molto appariscente, uno che parla poco, non è uno che sbraita, alza la voce, però poi si fa sentire ed è pesante nei, sì, contesti, sì, dove conta essere pesanti e farsi sentire. Quindi secondo me uno come Di Lorenzo può essere la scelta giusta, anche perché, ridendo e scherzando, è dal 2019 che è qui, quindi sono praticamente 3 anni. Già tre anni, conosce molto bene l'ambiente di Napoli, raccontava bene anche prima Ciro, che è uno di quelli che sta trasmettendo anche un certo senso di appartenenza, un voler stare bene a Napoli, uno stare bene a Napoli, che magari un insofferente, come si è visto nel finale di stagione, come Zielinski, magari può avere qualche difficoltà in più nel raccontare, mentre non ho dubbi che per esempio uno come Mario Rui possa essere tranquillamente il vice capitano, ma lo stesso Zielinski, cioè essere una figura di grande peso all'interno dello spogliatoio, ma che poi non raccoglie in prima linea la fascia. Detto questo, stop and go, perché poi quando rientriamo vi facciamo ascoltare l'ultimo spezzone di Spalletti, raccolto dalle dichiarazioni di ieri nella chiacchierata con i tifosi, tema Politano, tema portieri, come aveva accennato anche prima Giovanni, soprattutto tema nuovi acquisti, tutto questo tra 40 secondi. Che riparte dalle considerazioni allora che Luciano Spalletti ha condotto con un paio di tifosi ieri, tanti temi, ripeto, da Politano alla questione portiere, soprattutto ai nuovi acquisti, Kvaratskhelia e Oliveira. Piccolo tifoso, come ti chiami? Giovanni. Vai Giovanni, la tua domanda è per il mister, giusto? Visto che non si sta parlando di Politano, se resta o meno, ci può chiarire se è importante per il progetto Napoli? Io? Come ti chiami? Puoi ripetere il tuo nome al mister? Giovanni. Io? Per me è la stessa cosa per qualsiasi calciatore. Se non mi esprimo in nessuna maniera, per me rimangono tutti, perché non è che debba andare a chiarire a tutti quello che è il progetto. Perché? Perché li ho a disposizione e mi stanno bene tutti. Se poi in questo caso tu hai citato Politano, ma ce ne possono essere anche altri che non sono contenti o non sono soddisfatti, è chiaro che non dipende da me. Io Politano lo tengo volentieri a giocare nel Napoli se lui vuol rimanere. Politano, che è quello che ha fatto più presenze di tutti nell'attacco del Napoli, ha fatto più presenze di Insigne, ha fatto più presenze di Osimhen, ha fatto più presenze di Lozano, ha fatto più presenze di Zielinski, ha fatto più presenze di tutti. C'è solo Elmas che ha fatto più presenze di lui, per cui io gli ho messo a disposizione tutto quello che potevo per esprimersi al meglio. Rosaria, per mister Spalletti ha un'altra domanda di mercato, però con i giocatori che sono adesso a disposizione, perché segue i ritiri gli allenamenti tutti i giorni. E mi fa anche le linguacce. No. Non lo raccontiamo in pubblico. No, le ha fatto una linguaccia il mister, non approfondiamo. Era divertente.
No, volevo chiedere, scusi, visto i nuovi arrivi, i grandi giocatori, veramente, noi abbiamo visto Kvara più che altro, Mattias, no, quanto tempo si possono impiegare per integrarsi nella squadra, ecco, il tempo che prevede? Allora, calciatori di questo livello, anche se sono giovani, sono già talenti e hanno già esperienze naturali da mettere a disposizione della squadra, per cui sono pronti per potersi inserire subito. Io volevo chiedere, ma quest'anno, questa nuova stagione che viene, gli verrà data affidabilità a Meret o si andrà a prendere un altro portiere, come si dice, Sirigu o Navas? O... Come ti chiami? Oscar. Allora, di solito quando si gioca per dei traguardi importanti, per livelli prestigiosi, soprattutto nel calcio moderno, attualmente ci vogliono due portieri, per cui uno ce l'abbiamo e un altro bisogna andarlo a prendere. E poi si vedrà, si valuterà chi è più bravo oppure no. Faremo degli allenamenti a porte aperte, così ci darai anche il tuo consiglio, poi va bene? Queste le battute anche di Luciano Spalletti, che ieri ha amato scherzare con i tifosi presenti al teatro di Maro. Noi continuiamo a parlare ed è un piacere farlo con l'amico e scrittore Angelo Forgione. Ciao Angelo, eccoci, buongiorno. Invece abbiamo avuto un po' di sfortuna nel collegamento, lo ripristiniamo subito. Giovanni, ieri comunque clima molto cordiale, no? Lì al teatro di Maro non ci sono stati anche momenti di tensione, seppur qualche domanda dei tifosi è andata un po' sopra le righe, ha tirato fuori anche la contestazione alla società, ma tutto comunque nella norma. Sì, tutto nella norma, tutto tranquillo. Fondamentalmente Spalletti è stato molto pagato nelle risposte, anche se la situazione chiaramente non era semplicissima, perché nel pomeriggio era stata divulgata la notizia di Koulibaly diretto al Chelsea, quindi un po' di preoccupazione per quelle che devono essere le domande c'era. Ci sono state chiaramente domande inerenti Koulibaly, sono state poste a Spalletti, sono state poste a Rachmani, sono state poste a Di Lorenzo. I due giocatori hanno chiaramente detto che vogliono che Koulibaly resti. Chiaramente questa è un po' di pretattica, un po' per non dire noi sappiamo tutto, ci dispiace, Koulibaly va via, cercheremo di andare avanti nonostante perdiamo un certo giocatore significativo, il giocatore più significativo. Spalletti invece gli ha dato tra le righe praticamente l'addio, però fondamentalmente è stato tutto tranquillo, nessun problema, niente sopra le righe, quindi è stata una bella serata con i tifosi. Ritroviamo l'amico e scrittore Angelo Forgione, era caduto il collegamento prima, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Eccoci Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Angelo, te la faccio veramente semplice. Cosa significa a livello culturale la cessione di Koulibaly, una piazza che è entrata in simbiosi come un personaggio come lui negli ultimi anni? Ma significa tanto, nel senso che è stato un totem, probabilmente sicuramente l'ultimo totem di quella squadra che ha vinto il virtuale terzo scudetto del 2018, che una squadra che fu considerata la più sexy d'Europa, insomma una squadra veramente bella a vedersi e di cui paradossalmente lui, pur essendo difensore, era un emblema. Quella era una squadra che segnava tantissimo, eppure lui era un emblema, tant'è che il sogno scudetto lo incarnò lui quella sera della famosa vittoria allo Stadium. Quindi lascia questo grande ricordo, e lascia il ricordo di un calciatore che ha lottato insieme ai napoletani per la dignità dei napoletani dentro e fuori dal campo, perché ha difeso i colori azzurri ma ha difeso anche la dignità dei napoletani. È un po' in piccolo lo stesso parallelo che ha fatto Maradona, perché insomma ha sentito sulla sua pelle quel razzismo tutto italiano nei confronti dei neri, e quindi ha capito cosa significa la discriminazione anche nei confronti dei meridionali, e dal quale poi dai napoletani ha ricevuto lo stesso supporto, perché i napoletani lo hanno supportato nella sua lotta
contro il razzismo, ma diciamo che come calciatore lascia tanto, lascia un grande ricordo. Però io dico sempre che il calcio è questo: abbiamo sopportato l'addio di Maradona, l'addio di calciatori importantissimi della storia del Napoli. Sì. La scelta va rispettata, insomma. Ma è chiaro che Koulibaly ha fatto una scelta, erano anni che lui tentennava andare, non andare, restare, andare via. Ha fatto una scelta. Se non fosse stata una scelta sua, è chiaro che Spalletti avrebbe fatto carte false per tenerlo a Napoli. Aveva dichiarato di volersi incatenare per lui, quindi vuol dire che ha accettato anche lui quella che è stata una scelta non della società, ma evidentemente la scelta del calciatore. Rispettiamo la sua scelta e rispettiamo anche il fatto che, io ne sono convinto, anche se la Juventus avesse offerto la stessa cifra del Chelsea o addirittura di più, Koulibaly non avrebbe mai accettato i colori bianconeri, perché sapeva cos'era il sentimento per la città, sapeva cos'era il rispetto per i napoletani e non avrebbe mai mancato di tali valori nei confronti del popolo azzurro. Giovanni. Angelo, passiamo da un leader ad un altro, da Koulibaly a Mertens. Te l'aspetti un colpo di scena, un colpo di teatro improvviso con la permanenza, la firma sul nuovo contratto di Dries Mertens? E secondo te eventualmente che cosa significherebbe? Significherebbe la volontà proprio di trattenere Mertens, oppure di cercare di riassestare una piazza che un po' adesso inizia a essere rivolta? Ma guarda, io fino ad oggi ho sempre pensato che Mertens non aveva più possibilità di rientrare nei ranghi, nel senso che il rapporto, come ho detto prima, è sempre un po' determinato da quello che ciò che pensa l'allenatore, insomma. Anche il caso Politano ci fa capire quanto stiano influendo nell'organico azzurro certe dinamiche nei confronti dell'allenatore, cioè il rapporto con l'allenatore è fondamentale, ma questo non solo in Napoli, in ogni squadra. E quindi fino ad oggi io ho sempre pensato che il rapporto tra Mertens e Spalletti fosse irrecuperabile. Vero è che il continuo divenire di queste ore, poi insomma, è chiaro che poi ci sono anche altre dinamiche che entrano in gioco, la piazza comincia a mugugnare, i tifosi che già erano polemici con quest'ulteriore partenza, quella di Koulibaly, che credo che gli umori non siano proprio dei migliori in questo momento, quindi poi entrano in gioco certi fattori e è chiaro che un allenatore si può anche ammorbidire, tra virgolette, rispetto a certe situazioni, ed è anche possibile che riaccetti un calciatore e gli dia più spazio rispetto a quello che non avrebbe voluto dargli fino a qualche giorno fa. Quindi riapro la porta, ma ritengo che comunque tutto dipende da quello che l'allenatore vuole promettere a Mertens, perché credo che il rapporto dipenda da lì. Poi secondo me c'è un campanello d'allarme se il rinnovo di un calciatore comunque di 35 anni, per carità, giù il cappello sempre quando si parla di Dries Mertens, deve essere poi tra virgolette quello che risolleva anche un po' il morale della piazza, perché ti faccio l'esempio del 2018, vanno via Sarri, va via Jorginho, arrivano Ancelotti e Fabian Ruiz, due nomi che rilanciano subito l'entusiasmo di una piazza ancora ferita dal mancato scudetto. Quest'anno, quest'estate, c'è una sensazione diversa, c'è l'idea che sì, magari la suggestione di Dybala può diventare qualcosina in più, però se poi tutto si racchiude nel rinnovo di un ormai anziano calcisticamente Mertens, secondo me deve essere un campanello d'allarme sulla direzione che sta prendendo il Napoli. Sì, ma io non credo che il Napoli si fermi a questo. Io credo che il mercato del Napoli ci riserverà sicuramente qualche cosa di particolare, perché adesso c'è anche un po' di liquidità, questi soldi che arriveranno dal Chelsea sicuramente muoveranno un po' le acque e rimesteranno un po' tutto il mercato, non solo del Napoli ma un po' tutto il mercato italiano, perché in questo momento il Napoli ha la possibilità di spendere qualcosina, quindi deve fare delle scelte. Detto questo, la questione Mertens è semplicemente una questione umorale, una questione che può aiutare la piazza a digerire questo colpo Koulibaly, ma poi ci sarà da fare altro, la squadra ha bisogno di qualche altro ritocco ed è necessario che si faccia, perché altrimenti la Champions League, il campionato e gli altri impegni non potrebbero essere sicuramente rispettati in maniera degna. Il Napoli ha bisogno di far quadrare i conti, sì, ma anche di proseguire un progetto. Io sono certo che questo avverrà, perché
quantunque adesso sembra che stia tirando un po' i remi in barca, non ho nessun motivo per pensare che il presidente, con tutti i suoi limiti caratteriali di comunicazione, voglia ridimensionare il progetto, assolutamente no. Angelo, come sempre, grazie mille per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo, un abbraccio. Grazie a voi, alla prossima, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille al collega scrittore Angelo Forgione. Giovanni, un minuto e trenta prima di salutarci anche con te, perché oggi comunque giornata di vigilia, immagino che nella giornata dell'allenamento odierno si sia visto anche già qualche prova di formazione per domani, poi domani daremo anche il probabile 11. Prove di formazione non questa mattina, perché stamattina la squadra ha soltanto fatto un po' di lavoro atletico, qualcosina di tecnico, però fondamentalmente è stata fatta palestra, come dicevo, lavoro atletico, e successivamente solo partitine di calcio tennis, il famoso calcio tennis, con Olivera che ha lavorato inizialmente con il gruppo, però poi è rimasto fuori, con Osimhen che si è rivisto in campo tra il grande entusiasmo del pubblico, però qualcosa di significativo, non che ci porterà a pensare alla formazione, si vedrà oggi pomeriggio sicuramente. Qualche piccola previsione? Ancora 30 secondi, Giovanni. Una previsione è quella di vedere Giovanni Di Lorenzo centrale, perché l'unico centrale oggi a disposizione è Rachmani. E con lui ci sarebbe Costanzo, che è un giocatore della Primavera, proveniente dalla Primavera, un classe 2002, che l'ultima stagione ha giocato come fuoriquota, però non penso che toccherà lui dal primo minuto. Credo piuttosto che giocherà Di Lorenzo in coppia con Rachmani, con Juan Jesus, che invece dovrebbe rientrare nei prossimi giorni, presumibilmente domani, dopo che è nata la figlia proprio questa mattina. E Zanoli invece occuperà la fascia di destra, mentre quella di sinistra sicuramente, togliamo il quasi, sarà occupata da Mario Rui. Giovanni, non mi resta giusto il tempo di ringraziarti, sempre ci ritroviamo domani alle 13 con Punto Nuovo Sport Show, ovviamente lì da Di Mauro Folgarita, per seguire il ritiro del Napoli, per dare tutte le ultime. Immagino anche oggi il pomeriggio sarà bello pieno, in attesa poi di notizie un po' più concrete sul fronte Coulibaly. Certamente, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti. Allora, domani con il nostro Giovanni Annunziata, che ritroverete, ripeto, già dalla giornata di giovedì dalle 13 fino alle 15, gli stessi orari praticamente di Punto Nuovo Sport Show, con il sottoscritto Alessandro Montano. Io vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo, a tutto il nostro pomeriggio, anche allo sport che tornerà a sprazzi nella giornata e già nel pomeriggio odierno. Prima alle 15.45, poi alle 21.15, poi per tutti gli ultimi aggiornamenti, insomma, c'è anche il sito di radio.nuovo.it. Detto questo, è davvero tutto, ci sentiamo domani, puntuali, come sempre, alle ore 13. Ciao!